Buongiorno. Buongiorno Bubu. Ma cos'è che mi devi raccontare? Veramente? Veramente? E poi cos'è successo? E poi cos'è successo, amore mio? Ciao, buongiorno. In realtà abbiamo già fatto la pappa stamattina e adesso è un po' l'ora della nanna, del riposino post pappa. Facciamo un po' di biscottini con le zampine. Chiacchierone, chiacchierone. Sì. Scusate il rumore di sottofondo, ma di là c'è il robottino aspirapolvere che come ogni mattina pulisce casa. Ha 4 livelli di aspirazione, io uso sempre quello più potente, per questo fa un pochino di rumore. In realtà il livello 1 è super silenzioso, eccolo qua. Ma la praticità di questo coso, specialmente avendo 2 gatti, è indescrivibile. Lo amo, lo amo. Buongiorno ragazzi, io uscita dalla doccia, mi sono vestita, fuori una bellissima giornata. Mi devo preparare perché ho un paio di cosine da fare in centro e poi vedrò un'amica. E nel frattempo sto facendo un po' di skincare. Postazione make-up, facciamo skincare e make-up assieme. Tra l'altro volevo farvi vedere. Ho fatto un piccolo progettino DIY ed ho applicato questo, è tipo una carta adesiva plastificata. Molto molto bella, secondo me sopra la mia scrivania in vetro. Che ne dite? A me piace molto, in realtà non sarà per tantissimo tempo perché non pianifico di utilizzarla questa nella mia casa in Italia, ma per il momento non mi sembra male. Nel frattempo ho lasciato in posa una ventina di minuti questi eye patch, non so neanche se si vedono in videocamera, penso di sì. Questi eye patch sono al tè verde e alla caffeina, io li tengo in frigorifero, sono nuovissimi, appena usciti da Yepoda, si chiamano The Depuff Eye Espresso. Se avete gli occhi gonfi la mattina come me, questi sono fantastici perché la caffeina aiuta a restringere i vasi sanguigni e quindi aiuta a togliere quell'effetto molto gonfio e arrossato, ma contengono anche estratto di liquirizia, quindi aiutano anche con l'iperpigmentazione, quindi anche se avete macchie o aloni scuri attorno agli occhi, questi sono ottimi e appunto io li tengo in frigorifero, secondo me sono molto molto meglio per andare ad avere proprio un effetto rinfrescante la mattina. Comunque sono passati 20 minuti, quindi posso toglierli. Wow, massaggio il residuo nel contorno occhi delicatamente. Crema occhi, questa è la The Ice Cream di Yepoda, anche questo è un prodotto relativamente nuovo, è uscito da poco e mi piace un sacco questa crema, è densa al punto giusto, idrata al punto giusto, ne basta veramente veramente pochissima, quindi calcolate questo che se la prendete veramente vi dura secoli. Questa, non so se riuscite a vederla, ma questa è la quantità che io applico, ok? Sul contorno occhi e vi garantisco che è più che sufficiente, è veramente una crema molto ricca ma si assorbe in fretta. Crema viso, come ogni mattina applico la The Make My Day Cream, ormai sto per finire questo vasetto, non conto più nemmeno quanti ne ho finiti, ma adoro, adoro questa crema super super delicata. Non so se lo avete notato, ma da quando sto attenta agli ingredienti dei prodotti che applico sul viso e da quando ho iniziato il retinolo, quindi un po' l'abbinamento skincare corretta e retinolo, io ragazzi non ho più brufoli, più imperfezioni, cioè zero. L'unica cosa sono un po' di capillare qui, ma questo è un altro discorso, sono purtroppo appunto è la mia circolazione che non c'entra, però cioè non ho più brufoli, non ho più punti neri e questo mi rende felicissima perché come sapete anni fa ho avuto molti problemi di acne con delle cisti molto dolorose, ho dovuto prendere antibiotico per un bel po', quindi sono veramente veramente felice di com'è la mia pelle in questo momento. E adesso che la crema si è assorbita per bene, passo, ovviamente ultimo step deve essere sempre, ragazzi, vabbè, lo sapete, l'SPF, questo è di SPF BFF protezione 50, c'è sia la 30 che la 50, da quando è uscita la 50 io ovviamente preferisco lei. Spesso mi dite, quando non applico l'SPF sul collo, mi dite, Nicole, hai dimenticato il collo, ragazzi, no,
In realtà io poi vado comunque ad applicare un SPF anche, cioè se ho le maniche corte, ovviamente anche sulle braccia eccetera, quindi se non mi vedete applicare l'SPF sul collo in video significa che lo applico poi successivamente e applico quello che vado ad applicare insomma sulle braccia o sul décolleté o su parti della schiena se sono scoperte, quindi non lascio mai il collo senza fattore protezione, assolutamente no. Quello che mi rimane sulle mani, i residui, li applico sempre sulle mani, perché le mani sono purtroppo assieme al viso la parte che più subisce i danni solari, quindi è per questo che con l'età escono tutte quelle macchioline eccetera, sono dovute al sole, quindi è sempre molto molto importante, non so perché nessuno ne parli, ma non proteggere solo il viso ed il collo ma anche le mani, non dimentichiamoci delle mani che sono sempre esposte, e quindi se andiamo in giro sia in estate che inverno in realtà senza SPF sulle mani, sappiate che l'invecchiamento è brutto da dire, ma invecchiano più in fretta, ecco. Ve lo dico spesso, ma una cosa che mi piace molto di Yepoda, di questo brand, è il fatto che abbiano il soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, quindi se i prodotti non vi piacciono, penso che questa sia una cosa molto onesta, e penso che sia anche molto onesto il fatto che non sia una cosa che abbiano fatto solo all'inizio, quando il brand è stato lanciato, ma siccome credono molto nei loro prodotti, continuano appunto ad avere questa policy soddisfatti o rimborsati, quindi se i prodotti per un qualsiasi motivo non vi piacciono, avete 30 giorni per decidere, quindi in un mese se non vi sono piaciuti potete avere il rimborso totale di quello che avete speso, quindi questa è una cosa appunto che a me piace molto e che solo brand molto molto seri offrono alla loro clientela. Come al solito Yepoda mi ha lasciato anche uno sconto, un codice sconto per voi che vi lascerò qua in sovraimpressione, il link lo trovate, il link diretto al sito lo trovate sempre giù nel box informazioni, ma vi rimetto anche il codice sconto giù così avete tutto. Come al solito io non ci guadagno niente se utilizzate il mio codice sconto, ci tengo sempre a precisare. Siccome questa crema solare è ottima anche come base, non vado ad applicare un altro primer, anche perché abbiamo già molti prodotti, quindi vado direttamente a stendere il mio fondotinta. Sono tornata ad utilizzare, ragazzi, cioè questo è il mio amore, questo fondotinta è, cioè è amore per me, quindi non posso, veramente non posso non tornare sempre a lui. È il nudissimo di Diego Dalla Palma e come sempre mischio due colorazioni, la 242N e la 243C. Vedete, una volta che le mischio assieme sono, cioè, non si vede neanche, ma il fondotinta c'è, cioè, vi garantisco, sono della colorazione perfetta per me. E ragazzi, allora, a parte questo, non so se lo vedete, ma qualche giorno fa Denver stava per uccidermi, cioè guardate che roba che mi ha lasciato, era molto peggio in realtà, e, poverino, non voleva farmi male, ma per spostarsi si è aggrappato a me e crack, per un po' finivo al pronto soccorso. E, comunque ragazzi, sto organizzando in questi giorni, quindi sono abbastanza presa da email di lavoro, perché sto organizzando diversi viaggi, non c'è niente in realtà ancora di sicuro, anche perché con il trasloco eccetera ho un po' di difficoltà a fare progetti, ma sono in contatto con alcuni resort e con alcuni hotel e appunto mi piacerebbe molto poter fare questi viaggi in realtà con Michael, quindi finalmente non devo chiamarlo il mio ragazzo, sapete come si chiama. Mi piacerebbe molto fare questi viaggi con Michael, in realtà sarebbe molto probabilmente un viaggio solo con due destinazioni, però appunto abbiamo un po' di difficoltà in questo momento, lui per il suo lavoro, io con il fatto del trasloco, dobbiamo un attimino vedere bene, anche perché i resort poi hanno delle tempistiche, quindi bisogna veramente coordinare un sacco di cose per queste collaborazioni che probabilmente, cioè neanche mi credereste se vi dicessi quante email, quanta organizzazione c'è dietro anche solo ad un viaggio di pochi giorni, quando si tratta di sponsorizzazioni, quando si tratta comunque di viaggi che sono anche di lavoro, perché per me è sempre un po' difficile dire è un viaggio di lavoro, perché in realtà me lo godo sempre anche come se fosse una vacanza, però non posso neanche dire che sia una vacanza, perché comunque è un contratto quando viaggio nelle mie sponsorizzazioni, quindi sì, però è molto molto emozionante tutto ciò, perché abbiamo
tanti viaggi in progetto, in programma. Questa è un po' la calma prima della tempesta, mi sa, questi ultimi mesi, perché poi sarà tutto molto molto più impegnato e impegnativo. Già solo pensare di dover, ragazzi, rimpacchettare tutto, vi giuro, per un altro trasloco, però so che è la cosa giusta da fare. Ma appunto vi farò un video dedicato in cui vi parlerò soltanto delle motivazioni che mi hanno spinta a lasciare l'Olanda. Tra l'altro voglio ringraziarvi tantissimo per i bellissimi commenti e DM che mi state mandando, messaggi privati che mi state mandando dopo il video che vi ho fatto, insomma, in cui vi parlavo di più di Michael, della nostra storia, come ci siamo conosciuti, eccetera eccetera. Quindi vi ringrazio perché siete, lo vedo che mi volete bene, che ci tenete a me, che i messaggi li scrivete proprio con il cuore, quindi una cosa che sappiate l'apprezzo tantissimo e non la do mai mai per scontata, veramente il vostro affetto, il fatto che mi stiate sempre vicino non lo do mai per scontato, ed è questo forse che mi fa sentire così onorata e fortunata sempre, ogni giorno. Correttore applicato, questo di Nabla, è il Close Up Concealer in tonalità Light Peach. Cipria applico quella in polvere libera di Rare Beauty. Questo è uno dei prodotti che preferisco di questo brand. Trovo questa cipria fenomenale e anche il packaging, come vi dicevo, è fenomenale perché si può chiudere, c'è questa piccola levetta, questo piccolo tappino che si può girare e la cipria va a chiudersi, sigillarsi completamente, cosa che appunto apprezzo particolarmente perché un po' un contro di queste ciprie, cioè un po' la sfiga di queste ciprie in polvere libera, che di solito svolazzano ovunque e si va a sprecare un sacco di prodotto, quindi con questa non succede e mi piace molto che ci abbiano pensato, quindi applichiamo. Questa ne basta anche veramente veramente un velo leggero perché è super opacizzante. Blush applico questo di Estée Lauder, che è un bel colore naturale, anche se è molto acceso, quindi devo stare attenta a non applicarne troppo. Ecco, ecco, capite cosa intendo? Devo sfumarlo bene, altrimenti fa un po' il solito effetto Heidi. Bronzer applico questo di Pixi, Long the Glow Bronzer, che abbiamo provato assieme in qualche video fa e non mi era dispiaciuto affatto. È molto semplice da sfumare e risulta molto naturale, mi piace un sacco questo bronzer. Sopracciglia ho riscoperto praticamente la Precisely My Brow Pencil di Benefit, quindi sono tornata ad utilizzare questa come matita quotidiana, ma spazio un po' tra questa e quella di Diego Dalla Palma. Proprio in questi giorni ci sono le stelle cadenti, qui il cielo è sempre piuttosto nuvoloso, ma due giorni fa abbiamo avuto una notte stupenda con un cielo, non c'era una nuvola per tutto il giorno e poi il cielo è stato stupendo, super super stellato, senza una nuvola anche tutta la notte, e sono riuscita a vedere ben 4 stelle cadenti, ma dicono che il peak maggiore, cioè lo sciame maggiore, dovrebbe vedersi la notte del 13, non ho capito se tra il 12 e il 13 o tra il 13 e il 14, ma visto che oggi il cielo è super sereno, almeno in questo momento, sto incrociando le dita che anche stasera io riesca a guardare le stelle e speriamo vedere qualche stella cadente, che un po' è una delle mie cose veramente, aspetto sempre agosto per vedere le stelle cadenti, c'è una cosa che anche questo mi manca dell'Italia, perché era una tappa fissa per diverse giornate, si andava a guardare le stelle cadenti, qui invece purtroppo il tempo è sempre bruttino, quindi già se riesce ad avere una notte in cui il cielo è sereno già è tantissimo, quindi in realtà non c'è tanto come usanza il fatto di andare a guardare le stelle cadenti purtroppo, ma io se posso, se il cielo è sereno stanotte, il mio sguardo sarà rivolto verso il cielo. Illuminante utilizzo quello di Charlotte Tilbury. Lo sto applicando con un pennellino da rossetto praticamente, ma devo lavare i pennelli questa sera e quindi quelli puliti sono rimasti pochi. Mascara vado ad applicare quello di Suede, che mi sta piacendo un sacco. E altra cosa che sto provando, allora lo applico come sempre prima sulle ciglia inferiori, anche se abbiamo scoperto che la Gen Z
Quindi la nuova generazione non applica il mascara sulle ciglia inferiori, ragazzi, scusatemi, ma per me, cioè mettere il mascara sulle ciglia superiori e non metterlo su quelle inferiori stona un pochino, anche perché le mie ciglia inferiori sono molto più chiare, quindi cioè, non avrebbe senso, le ciglia bionde sotto e nerissime sopra non è proprio un bel vedere. Comunque un altro prodotto di Swede, ragazzi, che è andato stra mega viralissimo su TikTok è il loro siero per le ciglia, quindi voglio assolutamente provarlo perché sembra miracoloso. Allora, le mie ciglia già sono molto... aiuto, senza sbavare il trucco magari. Le mie ciglia in realtà sono già molto lunghe, grazie a Revitalash, come sapete, grazie a un altro siero che sto utilizzando da un po' ormai. Quindi la mia intenzione è di smettere con Revitalash e passare direttamente al siero Swede per almeno 2 mesi, in modo da aspettare la crescita e vedere se crescono molto lunghe anche con il siero appunto di questo brand. Cioè la differenza comunque mascara e non mascara è pazzesca. Cioè, mi è appena arrivato un messaggio della ragazza con cui mi dovevo incontrare, che poi è stata la mia YouTube manager per tantissimo tempo su YouTube, ma hanno avuto insomma dei contrattempi, quindi in realtà abbiamo rimandato, quindi devo uscire soltanto per fare delle commissioni in centro e poi a questo punto farò cenetta a casa. Penso di ordinare la pizza stasera perché qui hanno aperto la pizzeria da Michele, che sarebbe quella originale napoletana, hanno aperto qui. È stata tra l'altro una delle mie, il nostro secondo appuntamento con Michael, siamo andati proprio là, l'ho portato a mangiare la pizza vera napoletana e adesso hanno anche il servizio delivery, quindi stavo pensando, già avevo una mezza idea di ordinarla uno di questi giorni, visto che l'amica che dovevo vedere mi ha paccato, a questo punto mi ordinerò la pizza a casa. Rossetto applico il nude di Chiara Ferragni, questo è tutto il prodotto che mi rimane nello stick, l'ho usato tantissimo, l'ho amato questo rossetto, quanto adoro questo rossetto, ragazzi. Cioè è il nude, il rosa nude perfetto. Questo è il mio outfit di oggi, occhialone scuro, giacca fucsia Chiara Ferragni, t-shirt di Chanel, l'avete visto, e poi ho questi skinny jeans in pelle, però artificiale, insomma, non è vera pelle. E le ballerine Chanel. Quanto è pazzo il tempo di Amsterdam, ragazzi, oggi fa caldissimo. 2 giorni fa c'erano 12 gradi, non si capisce niente, oggi è una bellissima giornata e si sta da Dio. Piccola cartolina da Amsterdam per voi sul canale. Ci sono anche tantissime barchette in giro oggi. Prima commissione fatta, dovevo soltanto prendere una busta per spedizioni alla cartoleria. Adesso vado a prelevare un altro pacchetto che in realtà spero sia già disponibile alla sede di ritiro. Non ne sono certa, perché a volte lo stesso giorno sono disponibili, altre volte ci mettono 24 ore ad arrivare alla sede, ma ci provo. Che spettacolo, Amsterdam è sempre bellissimo, soprattutto con queste giornate di sole. Adoro che al primo raggio di sole siano tutti seduti fuori, vicino al canale. Tra l'altro sono appena passata davanti a un hotel, quindi mi è venuta in mente una domanda che mi fate spessissimo ed è veramente una delle domande che mi arrivano più spesso, cioè mi chiedete di aiutarvi nella ricerca di un hotel ad Amsterdam. Per me è difficile perché io ci ho abitato qui 5 anni in passato, adesso 3, quindi sono quasi 8 anni che ci abito e non conosco tantissimi hotel, cioè posso dirvi le zone, l'unica zona da evitare è la zona dell'Arena dell'Ajax e possibilmente Amsterdam Nord, quindi tutta la parte nord dietro la stazione, ma per quanto riguarda gli hotel è difficile per me aiutarvi, appunto perché vivendoci conosco tante cose ma non gli hotel. Ci sono ancora tutte le bandierine del Pride che c'è stato lo scorso weekend, ma c'era il diluvio universale purtroppo.
Non posso fare a meno di guardare tutte le vetrine col cibo buonissimo. Cioè, guardate questa, guardate che roba. Io impazzisco per le fragole ricoperte di cioccolato. Oddio. Bistro Waffel. Ragazzi, se venite in Olanda, quelli dovete assolutamente provarli. Churros. Yum. Purtroppo una realtà di Amsterdam è anche questa. Oltre ad essere molto bella, però purtroppo è anche molto molto sporca. Il pacchetto che dovevo ritirare alla fine ancora non era arrivato alla sede, quindi non ho potuto ritirare quello, ma nel frattempo me ne è arrivato un altro a casa ed ho visto sbirciato ed è una cosina di Benefit, quindi spacchettiamola assieme. Nel pacchetto c'è questa pochettina molto carina, molto pink, con i prodottini, e mi sa che troveremo due mascara all'interno. Uno è il Bad Girl Bang, io amo questo mascara, lo sapete, ne parliamo da quando è uscito, anzi sono stata al lancio alle Maldive con Benefit, quindi lo conosco meglio di chiunque altro, ma è uscito un nuovo mascara che è il Fun Fest. È un mascara particolarmente volumizzante, durata 24 ore, contiene anche provitamina B5 e altri ingredienti che fanno bene le ciglia, quindi anche un trattamento. A parte che questa pochettina è veramente carina, mi piace sia l'interno che l'esterno. Abbiamo trovato i due mascara, appunto il Bad Girl Bang. Mi fa sempre piacere ricevere questo mascara ed averne uno di scorta, ma sono estremamente curiosa di provare il nuovo Fun Fest. Questo è il packaging in perfetto stile Benefit, molto pink. Molto molto curiosa di provarlo. Se già lo avete provato, lasciatemi un commento, fatemi sapere se è meglio rispetto al Bad Girl Bang oppure se non è all'altezza del Bad Girl Bang. Volevo anche farvi vedere un'altra cosina perché è stata troppo carina. Queste cosine me le ha portate la mamma di Michael quando ci siamo conosciute, che è venuta in Italia, perché appunto lei vive in Canada, ed è stata troppo carina. Allora, la prima cosa, questa è una piccola alce, perché uno dei simboli del Canada sono appunto le alci. Poi questo è un piccolo portafogli ed è stato disegnato a mano da dei nativi americani. E poi ci sono le maple leaves, che è il simbolo del Canada, che c'è anche sulla loro bandiera. Questa è una spilla e poi ci sono gli orecchini. Adoro. Mi ha fatto troppo piacere perché sono tutte cosine tipiche canadesi e siamo rimaste d'accordo che la prossima volta che ci vediamo sarò io ad andare in Canada. Nel frattempo è arrivata anche la mia pizza, ragazzi. Guardate che spettacolo. È talmente gigante che non sta neanche nel cartone. Cioè, non so se ci rendiamo conto. Adoro. Adoro. Questa pizzeria è stata la svolta qui ad Amsterdam, veramente. Ho preso semplicemente una margherita perché sono talmente giganti che se le farcisco poi non le finisco, anzi già così penso che sarà impossibile, e ho preso semplicemente la margherita con le acciughe. Yummy. Mi sa però che devo riscaldarla perché la pizzeria non è proprio vicinissima. Sì, effettivamente è fredda, la pizzeria non è troppo vicina a casa mia, quindi spesso e volentieri quando arrivano sono freddine, ma non è colpa del rider, è semplicemente il fatto che sono lontane, quindi mi sa che la scaldo al forno prima. Mentre aspetto che la pizza si riscaldi, ne approfitto per fare quattro chiacchiere con voi. Come al solito, alla fine delle giornate, quando filmo un vlog, mi piace proprio mettermi qui a chiacchierare liberamente con voi, a dirvi quello che mi passa per la mente. Ero un po' tesa ieri, prima che il video in cui vi parlavo della mia relazione, insomma, di Michael andasse online, perché alla fine vi ho raccontato 8 mesi di relazione in un video e avete conosciuto molto meglio anche lui, quindi ero un po' nervosa prima che andasse online, e poi mi ha fatto super super piacere vedere tutti i vostri commenti, perché insomma c'è sempre anche un minimo di negatività, quindi sei lì che un po' te l'aspetti, però mi ha fatto davvero piacere perché siete stati carinissimi. Alla fine questa giornata è andata così, ma vi devo dire la verità, non mi dispiace affatto farmi una serata pizza e film a casa con i gattoni, anche perché tra un po' dovrebbe tornare Michael, e poi ogni tanto noi facciamo queste serate in cui guardiamo un film assieme, stiamo tutta la durata del film al telefono e guardiamo lo stesso film dandoci proprio il countdown su quando premiamo
il tasto play, proprio per iniziare assieme, poi ci guardiamo il film assieme parlandoci, quindi è un po' uno dei modi che abbiamo per sentirci più vicini. Anzi, se avete una storia a distanza o se avete avuto per un periodo una storia a distanza, fatemi sapere quali altri suggerimenti avete. Quindi programma è pizza, film e poi mi metterò subito al montaggio di questo video, e ho anche un altro video da montare adesso che ci penso, che sarà però reel e TikTok, ovvero ho testato quanto olio contengono i miei solari preferiti, mi avete chiesto di farlo, quindi stay tuned perché in arrivo anche quel video lì, ma appunto non sarà qua su YouTube. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto e come al solito qualsiasi cosa scrivetemela nei commenti perché li leggo sempre 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 tutti. Io vi mando un bacio gigantesco, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio, vi stringo forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!